Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Perché ieri sul canale ufficiale di Castle Clash è uscito questo video dove si annuncia un po' che cosa ci sarà nel prossimo aggiornamento. Si parla di, diciamo, un nuovo talento e gli equipaggiamenti. Allora, andiamo un po' a vedere questo video insieme. Intanto si nota che lui clicca su una struttura, quindi ci sarà una nuova struttura dove all'interno si potranno, ci sarà il modo di forgiare le rocce e gli equipaggiamenti possiamo selezionare in questa nuova struttura. Una volta entrato in armory, in armatura, selezioniamo un eroe e abbiamo quindi questo talento, che ne è uno per ogni eroe e ogni eroe ne ha uno diverso, che si può a quanto pare aumentare fino al livello 20 usando queste gemme, che non sono le gemme rosse del regno perduto, ma bensì sono gemme che si ottengono con la vendita di libri. Ne dà 1000 il libro verde e 20.000 questo qui viola, 100.000 quest'altro, sono, diciamo, queste rocce etere, e si usano queste qui, anche se qui dal simboletto pare siano quelle del regno perduto, e si può expare a quanto pare fino a 20. Ovviamente io non sono proprio un genio dell'inglese, un po' si capisce, ma parla davvero rapidissimo e c'è una musichetta di Natale sottofondo terribile, quindi non è proprio facilissimo. Poi per fare l'upgrade, tutto questo si può fare quando l'eroe è a livello 2, ho dimenticato di dirvi. Poi c'è questo level up, a quanto pare per farlo salire, per far salire quindi questo talento vanno usate queste gemme oppure una copia. Vanno usate quelle gemme oppure a quanto pare una copia, adesso non ho capito, oppure due copie, sinceramente non ho capito. Comunque questa cosa sale di livello e poi andremo a vedere che cos'è. Poi qui abbiamo gli equipaggiamenti. Come funziona questa cosa degli equipaggiamenti? Si possono rollare o con 150.000 gemme o con 300 meriti, quindi non è tutto a gemme come se fossero gli eroi. E praticamente noi rolliamo tutto insieme, se ci piace per esempio un qualcosa, un qualche tipo di armatura buona, possiamo bloccarle, un po' come le slot machine dei bar, diciamo, possiamo bloccare quello che ci piace. Poi questa ulteriore abilità che ha ogni eroe può avere un talento. A quanto pare, io non vorrei sbagliarmi, ovviamente non voglio sbilanciarmi più di tanto, è la mia prima impressione, ma come si può vedere più avanti in questo diciamo mini gameplay, evocando Golem, insieme al Golem viene evocato anche una specie di Ronin, come vedete praticamente sembra un Ronin non evo, io adesso non ho ben capito, sembra un Ronin un po' diverso, comunque non lo so. Poi però vedete no, perché comunque ha una skill tutta sua particolare, che qui sembra essere devastante, come vediamo dal prossimo attacco, lo Slash distrugge davvero tutto. Quindi molla un altro di Slash, come vediamo tra poco, sembra devastante, però c'è da dire ragazzi che io qui lo vedo livello 200 e queste strutture non sono poi a livello così alto. I parametri di questa evocazione sono proprio qui, cioè proprio l'attacco, gli HP e tutti quanti i suoi dati, e anche descritta la skill appunto che ha la sua evocazione. Ok, detto questo, quindi salito di livello, rollati questi, ogni eroe ovviamente avrà HP, tutti gli altri parametri che sono il danno, HP, un altro danno, ce ne sono due di danno, resistitico, un altro danno, forse ok, vediamo se ogni roll cambia. In questo modo, attenzione però, perché questi non sono degli, a quanto pare, non vorrei dire una stronzata, ma noi bloccando possiamo proprio andare a sbilanciare un eroe più in attacco o in difesa, perché non è un vero e proprio equipaggiamento come se fosse un elmo, uno stivale, una spada, che ogni cosa può avere solo una cosa, mentre qui è come se potessimo avere 5 spade ad esempio, perché se noi andiamo a rollare e troviamo tutti i damage alti, ovviamente avremo tantissimo damage, oppure possiamo fare un eroe molto critico, oppure creare dei mix. Ragazzi, questa cosa, vi dico, il fatto che si possa rollare con 300 meriti e UPA e abbiamo dato un senso ai meriti, mi sembra una cosa molto molto figa. Io che nell'ultimo periodo sono critico con le GG, forse questa cosa, che all'inizio avevo capito male, potrebbe essere molto carina e dare, diciamo, una personalizzazione ulteriore all'eroe.
Poi qui ci fa vedere che questa nuova, diciamo, skill dell'eroe ha anche a sua volta un talento che possiamo rollare. Ha senso finché, come prima era, diciamo, sembrava essere un'evocazione, in quel caso sarebbe il talento dell'evocazione. Non sarebbe proprio il massimo se tutti quanti, gli eroi, avessero un'evocazione, diventerebbe un attimino caotico. Comunque staremo a vedere. Poi queste fa vedere che, appunto, come detto prima, questi frammenti che possono essere ottenuti in questo modo ci fa vedere il fiero golem e poi scende in questo attacco che abbiamo anche già visto prima. La mia opinione su questo aggiornamento, non si parla ancora di quale eroe verrà messo, però la mia opinione su questo aggiornamento è positiva e per una volta hanno voluto dare un tocco di qualcosa di diverso senza andare a puntare proprio ai soldi, perché a quanto pare sì, indubbiamente chi vuole rollare gemme per cambiare gli equipaggiamenti ha un vantaggio, come lo ha praticamente in tutto nel gioco. Però è molto molto umano il fatto che con 300 meriti si possano rollare gli eroi. Sarebbe una cosa davvero figa se fosse, cioè si possono rollare, scusate, gli equipaggiamenti. Sarebbe figo se fosse così magari anche per gli eroi, non con i meriti, ma magari con qualcosa che può essere vinto anche raidando. Comunque, oltre a questa piccola considerazione, non c'è altro da aggiungere al momento su quello che sarà il prossimo aggiornamento di Castle Clash. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.